pomeriggio da Prima TG Flash. Tutto pronto per l'arrivo dei vaccini in Campania. Già domenica giungeranno 720 dosi contenuti in 144 fiale. Saranno consegnati già scongelati al ASL Napoli 1 Centro, che poi li distribuirà con altre 100 dosi per ognuna delle altre 6 aziende sanitarie della regione coinvolte. I rimanenti 20 verranno somministrati lunedì agli operatori e agli ospiti delle RSA di tutta Napoli. Le dosi saranno distribuite in criobox all'interno di una borsa per mantenere la temperatura di 2 o 8 gradi. Le borse contenenti poi queste criobox saranno prelevate dall'esercito all'ospedale Spallanzani di Roma e trasportate nei 20 punti di somministrazione individuati in Italia entro le 7 del mattino del 27 dicembre. Le dosi dovranno essere conservate a una temperatura particolare e essere interamente utilizzate al massimo nei successivi 4 giorni. Oltre all'ospedale del Mare saranno coinvolti il Cotugno, il Cardarelli, il Moscati di Avellino, il San Pio di Benevento, il Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta e il Ruggi d'Aragona di Salerno. Nuova emergenza intanto all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, con 32 unità del personale sanitario positive al Covid. La direzione sanitaria ha chiuso infatti gli accessi ai codici verdi e gialli al pronto soccorso, che è stato subito sanificato. Chi era ricoverato lì è stato trasferito in altre strutture sanitarie o dislocato quindi nei reparti. Le ambulanze con i positivi accedevano dall'ingresso del pronto soccorso, ma le barelle venivano portate direttamente in rianimazione in altri reparti dedicati. Poi il focolaio che ha coinvolto il pronto soccorso, nonché quasi l'intero piano della struttura, con rianimazione centro-trasfusionale. Gaetano D'Onofrio, direttore dell'ASL Napoli 3 Sud, sottolinea che sono stati richiesti numerosi infermieri per integrare il personale, adesso ovviamente ridotto, ma ci vuole ancora qualche altro giorno di pazienza. In una conferenza stampa congiunta di Michele Caldoro, ex candidato presidente della Regione Campania, Giampiero Zinzi, consigliere della Lega, Michele Schiano di Fratelli d'Italia, Anna Rita, patriarca di Forza Italia, hanno parlato per confermare la decisione dell'opposizione regionale di non votare il bilancio di previsione finanziario presentato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, insieme ad Ettore Cinque, l'assessore al bilancio. Ascoltiamo proprio le dichiarazioni del leader della Lega Campana, Giampiero Zinzi. Ci saremmo aspettati dalla Giunta una proposta al Consiglio che riuscisse a toccare i temi centrali di questo particolare momento storico. Noi siamo stati seri e responsabili, tutti emendamenti di merito che consentono di dare risposte vere al mondo reale, e ci aspettiamo che il Consiglio di domani determini un'inversione di tendenza e che quindi ci consenta di incidere su chi realmente sta soffrendo in questo momento e ha bisogno dell'intervento della Regione Campania. 17 giardinieri del Comune di Napoli sono finiti sotto indagine per non aver rispettato l'orario lavorativo lasciando lo stesso luogo, invece che effettuare i servizi che avrebbero dovuto migliorare le condizioni del verde urbano nella città metropolitana. Grazie a numerosi appostamenti, pedinamenti e telecamere, investigatori hanno scovato i giardinieri impegnati a giocare a bingo, a spasso con l'amante o in palestra, invece di lavorare per il Comune di Napoli. È finita l'epoca della linea dolce, dove si chiudeva sempre un occhio e si lasciava che gli scandali si andassero ad arenare. Serve un cambio di rotta, chiediamo punizioni esemplari, perché di casi legati ai furbetti del cartellino saltano fuori ogni giorno. Evidentemente la cosa finora non è stata gestita bene. Si è stati troppo permissivi, chi ha un posto fisso non può permettersi il lusso di truffare il comune, lo Stato, le istituzioni e soprattutto di offendere chi in questo momento vorrebbe lavorare ma non può, a causa dell'emergenza sanitaria, ha commentato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli in merito alla vicenda. Un'operazione del Comando Carabinieri della Guardia Provinciale di Finanza di Napoli ha sgominato un'attività di commercio di botti pirotecnici, ovviamente illegali, nel comune di Frattamaggiore, dove è stato posto sotto arresto un 23enne di Pomigliano d'Arco, che aveva stipato nel suo deposito, pronti alla vendita, una tonnellata di botti altamente pericolosi. La stessa operazione è stata effettuata nel comune di Casalnuovo di Napoli, dove è stato scoperto un altro deposito, diventato un vero e proprio punto vendita,
che presentava un grande quantitativo di materiale artigianale con carica potenzialmente esplosiva. Le due operazioni si inquadrano nell'ambito del dispositivo di prevenzione e repressione del commercio illecito di prodotti pericolosi. Stamattina presso il Comune di Caserta ha avuto luogo il conferimento della cittadinanza onoraria e benemerita ad una nostra illustre concittadina, Palmira Galli Colanoce, per la sua passione e il suo impegno civico, quale educatrice di molte generazioni di casertani durante numerosi decenni. Ringrazio il Consiglio Comunale, i consiglieri e gli esperti componenti della commissione che ha affiancato l'amministrazione dell'iter della procedura, dichiara il sindaco Carlo Marino, i colleghi consiglieri e quanti hanno voluto essere presenti con me a salutare la signora in comune. Anche questo è un segno di speranza e fiducia nel futuro della nostra città. Non si ferma intanto la solidarietà nel modello welfare a Caserta, il piano di coordinamento delle iniziative di volontariato svolte su tutto il territorio cittadino, che ha l'obiettivo di rendere più organizzata, efficiente e efficace l'assistenza alla cittadinanza, ancor più in questo momento, in un periodo delicato a causa dell'emergenza coronavirus. Massima sensibilità anche alle categorie maggiormente impegnate e esposte in questa pandemia. Il sindaco Carlo Marino, l'assessore Emiliano Casale e la presidente del comitato Croce Rossa del capoluogo Teresa Natale hanno consegnato oggi all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta una fornitura di sfarinati preparati dall'azienda Sunrise. I prodotti sono stati consegnati simbolicamente al direttore generale Gaetano Gubitosa e al presidente dell'Ordine degli Infermieri Gennaro Mona per la distribuzione al personale del reparto Covid del nosocomio cittadino. Nei giorni scorsi i volontari della Croce Rossa avevano distribuito alle famiglie bisognose 500 prodotti donati dalla società Italpizza e 500 prodotti dolciari donati dalla TMP, la concessionaria cittadina del servizio parcheggi. Passiamo come di consueto anche allo sport. Il Collegio di Garanzia del CONI ha accolto ieri pomeriggio il ricorso del Napoli dopo la sconfitta a tavolino contro la Juve per 3-0. La gara quindi dovrà essere giocata, le prime date disponibili sono quelle di gennaio, infatti è probabile che venga rimandata la Supercoppa di fine mese. Le prime ipotesi sono per il 13 gennaio al posto della gara di Coppa Italia contro l'Empoli o successivamente rinviando quella di Supercoppa proprio contro la Juventus, ma si teme persino nel mese di maggio. Intanto agli azzurri è stato tolto anche il punto di penalizzazione che vede così la squadra di Gattuso salire a quota 24 in classifica al terzo posto con la Juve che ieri sera ha perso in casa proprio per 3-0 contro la Fiorentina. Occhi puntati stasera sulla sfida contro il Torino allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 20:45. Out Koulibaly e Lozano, scelte obbligate per Gattuso con Insigne che ritorna, Politano e Petagna davanti. A centrocampo tornerà Demme mentre in difesa possibile chance per Goulam. Parliamo anche di Serie C Girone C. Casertana ha diramato nella serata di ieri un nuovo comunicato in merito alla già precaria situazione del team. In mattinata il gruppo squadra è stato sottoposto ai nuovi tamponi molecolari di routine in vista della gara inizialmente in programma per oggi e poi rinviata dalla Lega Pro. In serata poi la Casertana ha ricevuto gli esiti di tali test che hanno evidenziato ulteriori 3 calciatori positivi che si vanno ad aggiungere agli altri 17 già in isolamento fiduciario. Una situazione che definire drammatica quindi è dir poco. Cambia anche l'orario della gara contro il Catania di gennaio che è stata infatti anticipata alle ore 12:30. Era questa la nostra ultima notizia, io vi lascio con i nostri programmi e vi do appuntamento con l'informazione di Teleprima con il Prima TG alle ore 21. Buon pomeriggio.